Sono Stefano Mancuso e io studio le piante come esseri in grado di avere delle capacità cognitive, quindi come le piante comunicano, come memorizzano, come apprendono. È una materia affascinante, nuova, e che sta rivoluzionando in un certo senso il modo stesso in cui noi guardiamo al mondo vegetale, che rappresenta la maggior parte della vita. In questo libro parlerò di una caratteristica poco nota delle piante, cioè noi riteniamo normalmente che le piante siano degli esseri immobili. E la questione non sta affatto in questi termini. Nel corso delle generazioni le piante sono in grado di espandersi, di muoversi nello spazio e nel tempo in una maniera che è spesso per noi sconosciuta. E allora il libro tratterà di piante che sono scappate dagli orti botanici e sono ritornate in natura, piante che si sono diffuse da un singolo luogo del pianeta fino a coprire l'intera estensione del pianeta, e poi ancora viaggi nel tempo e quindi semi anche di oltre 30.000 anni fa, che sono in grado di, germinando, riportare in vita piante che noi pensavamo fossero addirittura estinte. E poi fossili, piante diciamo che non dovrebbero esistere, piante che hanno ritrovato nell'uomo quel vettore che avevano perso nei millenni passati. Insomma, è un'ulteriore riprova della straordinarietà di questi esseri viventi che sono in grado di spostarsi senza gambe, comunicare senza voce, pensare senza cervello. Tutto quello che riescono a fare lo fanno in modo e via proprie.